conclusa la settima edizione del Festival Internazionale della Chitarra, dalla Via del Grano alla Via del Mondo, che si è svolto nel chiosso del Complesso Monumentale di San Francesco, diretto dal maestro Giuseppe Del Plato. È stato realizzato grazie al patrocinio del Comune di Eboli in collaborazione con la Fondazione La Scafa della Presidente Anna Marra e con la preziosa collaborazione di Damiano Faccenda, storico esperto della Via del Grano. Grande attenzione anche al premio La Via del Grano quest'anno assegnato alla memoria di Rocco Brancati. La Tre Giorni è stata impreziosita dalle mostre fotografiche Eboli nella storia e Eboli e Ebolitani nelle antiche stampe, a cura dell'Archivio Gallotta e dell'Archivio Storico di Mariano Pastore. Posso essere di parte, però vedo tanta gente allegra, di buon umore, contenta. Questo fa davvero piacere perché il festival della Via del Grano è nato per questo, per unire le persone della Via del Grano. Quindi mettere insieme, unire i vari comuni sotto, diciamo, questa bandiera della Via del Grano è una soddisfazione. Progetti futuri per la prossima edizione? Progetti futuri per la prossima edizione, sempre con il grande apporto dell'amministrazione comunale, degli sponsor Punzi, Scuola Nuova e tutta la sequela di organizzazioni che hanno partecipato a questo evento, dei vari comuni della Via del Grano, anche Cogliano, Valva, Contursi, eccetera. Insomma, effettivamente stavamo pensando ad ampliare quest'ultima serata e farne due pensando con un occhio di riguardo, diciamo, ai giovani, sempre in costume, sempre con la musica a tutto tondo. La Via del Grano sta andando oltre, quindi per fortuna sta incominciando a decollare questa Via del Grano. In effetti noi è quello che vogliamo cercare di promozionare il territorio, tutti quanti i paesi che ne fanno parte di questo cammino che parte da Napoli e che va in Puglia e in Basilicata. Noi ci aspettiamo che anche la sensibilità dei sindaci, di tutti i sindaci che ci diano una mano nel poter promozionare turisticamente questa strada. Eboli, capitale della cultura, e anche questa sera l'ha dimostrato con tanta gente, tanto coinvolgimento con le amministrazioni comunali anche di Contursi, di Valva, di Cogliano, una sinergia importante di Eboli che inizia un percorso con la Via del Grano, con un riconoscimento di un giornalista a cui siamo molto legati, il premio nella memoria di Rocco Brancato, consegnato ai fratelli, che è stato il Trade Union 20 anni fa che ha individuato questo percorso insieme a Cavaliere Damiano Faccenda. E con il maestro De Plata abbiamo voluto riportare la settima edizione sempre con più entusiasmo. La cosa bella è che ho visto tanta gente non Eboli che sta partecipando ai nostri eventi culturali. L'estate è ancora lunga e quindi mi auguro che tanti possano venire nelle tante serate che abbiamo organizzato per i nostri cittadini, ma anche per i tanti turisti che stanno scegliendo la città di Eboli.